Sono Leonora e sono orgogliosa di rappresentare WOW Napoli. WOW vuol dire We Are Urban e siamo appunto un gruppo di cittadini volontari al servizio della comunità. In che modo? Siamo stanchi di vedere problemi intorno a noi e non fare niente per risolverli, lamentarci magari con una tastiera dietro uno schermo su un social network. Ecco, immaginate di poter trasformare tutta questa rabbia e questa insoddisfazione nel vedere quello che ci circonda sporco, degradato, abbandonato in azione. Ed è esattamente questa la sfida che vi lanciamo: scendere in strada e contagiare con la bellezza di un vaso rifiorito o contagiare facendo notare delle cose. Quindi diciamo questa parola così brutta ormai in questo periodo, il contagio, facciamolo diventare qualcosa di bello. Magari se vediamo qualcuno che getta in terra qualcosa, alziamo la voce in maniera intelligente, però facendo capire che quella cosa non va bene e quindi iniziando a cambiare questi processi dal basso. Noi ci riuniamo quasi tutti i weekend in diverse parti della città, quindi in diverse parti di Napoli, attraverso azioni di riqualifica. E molto spesso queste azioni nascono proprio da voi, dal basso, nascono da tutte quelle persone che decidono di scendere in campo. Fotografano il luogo, ce lo mandano o lo pubblicano sui nostri gruppi Facebook, divisi anche per quartieri. Infatti potete trovare i quartieri del Vomero Arenella, del Vasto Arenaccia, di Posillipo, di Fuorigrotta, di Soccavo e tanti altri ne nasceranno. In questi gruppi si scelgono insieme i luoghi dell'intervento, le modalità e si mettono insieme anche i materiali, quindi i materiali necessari per creare questi momenti di bellezza. Possono essere dei rulli e della pittura per cancellare delle scritte sui palazzi, sui muri, spesso offensive, scritte di razzismo, di violenza. E altre volte invece ci dedichiamo alla cura del verde, per cui abbiamo ricevuto un premio a cui teniamo molto, che è il premio Green Care per l'anno 2019. E quindi andiamo a togliere le erbacce, a riportare vita nelle filiere abbandonate che ci sono nella nostra città. Ma quello che ci sta molto a cuore è il tema dell'ambiente, perché è un tema che riguarda il futuro. Infatti, quando spesso ci definiscono ambientalisti, ci teniamo a spiegare e a precisare che siamo futuristi, nel senso che non esiste futuro senza cura per l'ambiente e non esiste futuro anche per coloro che non reputano l'ambiente una loro priorità. E quindi ci teniamo a farlo anche per loro. Quindi teniamo molto a porre l'attenzione su tutti quei gesti quotidiani, piccoli ma importantissimi, che possiamo fare per cambiare le nostre abitudini e quindi produrre un effetto positivo, un'esternalità positiva per l'ecosistema. Tutto. Ovviamente, quindi da scegliere cosmetici e detergenti senza packaging, quindi shampoo solidi per esempio, fino a scegliere una borraccia invece che una bottiglia di plastica, o ancora di più un gesto potentissimo di cui troppo poco spesso si parla. Guardate anche il cagnolino sottofondo, sullo sfondo, di cui troppo poco spesso si parla, che è il gestore dell'energia elettrica. Scegliere infatti un fornitore che è 100% green è un gesto piccolo, ma di nuovo, ripeto, potente, perché in questo modo andiamo a spingere il mercato a produrre sempre più fonti rinnovabili, impianti che producono fonti rinnovabili, invece che consumare ancora attraverso la combustione e ottenere quindi l'energia in questo modo. Io spero di avervi presto con noi in campo. Potete trovarci sulla nostra pagina Facebook WOW Napoli, sul nostro profilo Instagram WOW Napoli, oppure iscriverci alla mail napoli@wearurban.it. Ci vediamo in campo. Grazie. Buongiorno, sono Guglielmo Maglio, naturalista, e lavoro a Città della Scienza come responsabile delle aree espositive. Qui oggi abbiamo una giornata ventosa ma bella ed è possibile apprezzare le aree aperte di Città della Scienza. Abbiamo un bellissimo giardino dove si possono osservare insetti e uccelli che vivono liberi, ma abbiamo anche la possibilità di osservare degli animali che non sono proprio originari delle nostre zone. È il caso di queste tartarughe d'acqua, Trachemis. Sono le classiche tartarughine che ci è capitato spesso di vedere nei negozi di animali e che da piccole sono molto carine e quindi le acquistiamo e ce le teniamo in casa fino ad accorgerci che poi queste tartarughe crescono e diventano un problema. Quindi
non riescono a stare nelle vasche a casa, richiedono molta manutenzione e richiedono anche cure particolari. Quindi le persone in genere, quando si trovano con questo problema, pensano bene di abbandonare le tartarughe nei laghi o negli specchi d'acqua, dove fanno tanti danni alla fauna autoctona. Infatti questi animali sono molto voraci e mangiano uova di pesci, mangiano anfibi, insetti acquatici, eccetera. Per questo motivo noi abbiamo pensato di offrire ai cittadini che hanno il problema appunto della gestione di queste tartarughe quando crescono, e in questa grossa vasca artificiale permettiamo di liberare le tartarughe troppo grandi, e in questa vasca possono essere controllate, possono essere alimentate e evitano di fare danno all'ambiente esterno. In questo caso, quindi, oltre all'aspetto, diciamo così, di salvaguardia degli animali che cresciuti sono anche molto belli ed è un peccato quindi abbandonarli, facciamo anche educazione ambientale sperando di convincere le persone a non acquistare degli animali se poi non sono in grado di gestirli. Queste tartarughe che stanno diventando un grande problema ecologico perché si trovano purtroppo libere in molti stagni e laghi naturali, qui possono vivere in maniera tranquilla e approfittare dei nostri spazi artificiali, dove possono essere quindi osservate e anche può essere appreso qualcosa sulla loro storia naturale.